non crea nessuna sinergia. E però, voglio dire, la realtà è che questo Parlamento è riuscito, seppur a colpi di maggioranza, e questa è una votazione politica che attiene al metodo del quale ci abbiamo parlato nel passaggio, seppur a colpi di maggioranza, fare quello che è approvato una riforma costituzionale che non è mai stata proposta in questi termini, nonostante molti emendamenti dall'83 ad oggi. Questi sono i temi, diciamo, da valutare. Se questa è una riforma che possiamo ritenere adeguata, seppur con le sue luci e le sue ombre, se non la riteniamo, se noi invece la riteniamo inadeguata, dobbiamo valutare che molto probabilmente non ci sarà un'altra possibilità di riforma di qui a 15 anni, a 20 anni. È una decisione difficile da assumere. No, è una valutazione, diciamo, che si fa alla luce la realtà. Poi ognuno può avere la sua idea su questo, non c'è da discutere. Si può anche decidere chiaramente di aspettare e sperare, diciamo, ognuno poi proprio lì diceva io credo, per esempio, se c'è una cosa sulla quale non vi è stata secondo me un'adeguata riflessione e che forse poteva essere oggetto, diciamo, di una riflessione anche in questa sede, è quella dell'articolo 49 della Costituzione, cioè quello che ha a che fare con i partiti e il metodo democratico dei partiti. Perché questa parola, cioè questa espressione, questo del metodo democratico nella vita dei partiti, mi sembra un tema che non è nell'agenda politica del paese da troppo tempo e che invece potrebbe essere risolutivo e potrebbe anche, come dire, svuotare molte delle condizioni fondate che vengono fatte a questa riforma costituzionale. Se noi avessimo un sistema dei partiti che garantisse, pensiamo per esempio al tema delle primarie, a un sistema, diciamo, che garantisse le minoranze all'interno dei partiti e un sistema democratico all'interno dei partiti, il tema per esempio dell'Italicum e quindi della scelta dei capilista, tanto per essere chiari, e della selezione dei candidati sarebbe un tema che sarebbe risolto dall'interno con un sistema democratico. Allora, come vedete, le questioni si rincorrono, sono complicate. Credo che su quello si debba riflettere e credo anche che sia una decisione non semplice, rispetto alla quale da laici o da cattolici occorre esercitare un discernimento. Chi ha già preso la propria decisione, tanto di cappello, chi ancora non l'ha presa e tanto di rispetto anche, e chi ancora non l'ha presa, va incoraggiato a prenderla e a partecipare al lavoro. Fermo restando qui non più quello che mi sembra molto importante, le parole del Presidente Mattarella, il quale ha detto in dicembre scorso, qualunque riforma si riesca a realizzare, la democrazia assumerà le modalità concrete che gli attori le daranno, con il loro senso dello Stato, con l'etica della loro azione, con quanto di partecipazione i cittadini riusciranno a. Le regole sono molto importanti, le regole delle quali stiamo discutendo sono molto importanti, ma ancora più importanti saranno probabilmente le persone che saranno chiamate a metterle in pratica.